Ciao amici gatti e amiche gatte! Eccoci qua con questo nuovo video. Finalmente fa di nuovo caldo, i mici stanno perdendo tanto tanto pelo, ma non importa. Volevo aggiornarvi su un paio di cose. Intanto, prima cosa, il 5 e 6 maggio sarò di nuovo a Roma per un evento presso la colonia dei gatti della piramide. L'evento si chiama I gatti all'ombra della piramide, durerà sabato e domenica e vi invito tutti a partecipare perché sarà un bellissimo evento con tanti appuntamenti dedicati ai mici della colonia. Spero quindi di conoscervi di persona a questo evento. In particolare volevo anche salutare Giulia Tibaldi che mi segue sempre. Se per caso sei di Roma, vieni a fare un salto che così ci conosciamo. Ma ringrazio tutti quelli che mi seguono e mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube se amate i gatti perché trovate tanti contenuti utili. Ma oggi volevo parlarvi anche di un'altra cosa che mi emoziona tantissimo. Infatti a giugno andrò a fare volontariato su un'isola di Capoverde. E voi lo sapevate che Capoverde è un arcipelago e non è una sola isola. In particolare andrò nell'isola di São Vicente, dove è presente un'associazione che si chiama Simabo, un'associazione di volontari di cui fanno parte anche dei veterinari che si occupa della salute degli animali del posto. Simabo aiuta la popolazione locale di São Vicente ad affrontare i problemi del randagismo, dei cani randagi, dei gatti abbandonati e le problematiche di igiene pubblica associate a questo fattore. Io sono venuta a conoscenza di questa realtà leggendo un articolo sulla settimana veterinaria, dove c'era un articolo appunto di Rossana Raineri, che è una veterinaria torinese, direttore sanitario dell'associazione, e scriveva appunto narrando dell'ultimo viaggio che ha fatto giù a Simabo. Veniva descritta appunto l'associazione, veniva descritto tutto il lavoro che fanno laggiù, veniva un po' narrato del gattile, dei gatti che ci sono lì, del canile, di come gestiscono cani e gatti. E così ho voluto approfondire, sono andata a cercarmi il sito che è www.simabo.com. Tramite il sito ho scoperto che si può anche andare giù e fare volontariato, quindi alloggiare giù e partecipare alle attività dell'associazione. Allora ho detto: ma perché no? Siccome a me non piace fare le solite vacanze tranquille dove ci si rilassa, si sta lì senza fare niente, allora ho detto: perché no? Proviamo con questa avventura. L'associazione organizza anche degli eventi per le scuole locali, per i bambini, per sensibilizzare sulla cura degli animali, per trovare delle adozioni consapevoli per i cani e i gatti curati e appunto per migliorare la situazione sanitaria di cani e gatti randagi, anche perché poi i bambini del posto si trovano ad essere i compagni di giochi di questi cani e di questi gatti. Simabo infatti significa in creolo come te. E quindi l'associazione è molto vicina alla popolazione locale, fa sterilizzazioni gratuite, si occupa degli antiparassitari, degli incidenti ai cani e ai gatti e sensibilizza appunto la popolazione sulla salvaguardia e il rispetto degli animali. Laggiù c'è una clinica veterinaria aperta 7 giorni su 7. Nell'articolo c'era scritto che fanno dalle 30 alle 40 visite giornaliere su cani e gatti. Si arrivano a fare dalle 10 alle 15 sterilizzazioni al giorno e quando c'è qualche volontario veterinario giù, allora si arriva anche a 25-30 sterilizzazioni al giorno. C'è un canile, però con una filosofia non da canile, ma di rifugio in cui i cani sono alloggiati fin tanto che non trovano un'adozione. Quindi vengono fatti uscire dal rifugio, vengono fatti portati in passeggiata dai volontari, le cucce vengono pulite, c'è perfino una guardia notturna che li sorveglia, i box sono spaziosi, quindi il tutto ovviamente nel rispetto del benessere dei cani. Ed è presente un gattile, quindi ci sono due stanze adibite all'alloggio dei mici con un terrazzo dove possono uscire all'esterno e io non vedo l'ora di andare giù a conoscere i gatti di Simabo, fargli quattro coccole e ovviamente documenterò tutto questo anche per voi. Cosa secondo me interessantissima è che è stato creato un ostello, quindi chiunque può andare giù anche a fare vacanza e succede spesso, da quello che leggo nel sito, che quelli che sono giù per fare la vacanza nell'ostello a prezzi veramente modici, poi si appassionano anche alla vita dell'associazione, tendono a dare una mano, si coccolano i gatti, portano a spasso i cani, insomma danno un aiuto anche loro. E il ricavato dell'ostello va a coprire anche i costi dell'associazione. Quindi se volete fare una vacanza a Capoverde, mi raccomando, contattate il sito simabo.org dove trovate anche le informazioni sull'ostello. A Simabo sono accettati molto volentieri veterinari che vogliono fare volontariato
volontariato e poi sono ben accetti anche volontari come me che non sono veterinari però hanno voglia di contribuire con le loro giornate, il loro tempo per aiutare in qualche modo, in qualsiasi modo questa associazione. Quindi qualche giorno fa ho prenotato un volo da Venezia, partenza Venezia con scalo a Lisbona, farò anche una notte a Lisbona, quindi con l'occasione mi visito anche un po' Lisbona e poi arriverò giù. Trascorrerò giù 2 settimane e ovviamente in questo periodo cercherò di fare delle dirette, cercherò di documentare il più possibile, vi farò conoscere i gatti, vi farò conoscere anche un po' com'è Capoverde, com'è la vita dei capoverdiani, com'è l'ambiente, il mare, insomma spero di riuscire a fare un po' di mare anche con tutto questo lavoro che c'è da fare. Comunque vedremo, io mi adatto. Qualche settimana fa ho anche avuto l'occasione di conoscere Erika Gatti, che è un'altra veterinaria torinese che spesso va giù presso l'associazione a São Vicente, e lei ha anche adottato una gattina capoverdiana, se l'è portata a casa. È una gattina bellissima che si chiama Vadia, che lei si è portata su in Italia, a Torino, e qui ha visto anche la sua prima neve. Ho pubblicato anche le foto su Facebook, se volete andare a vedere sulla pagina di Micio Gatto. Sono qua con Erika Gatti, che è una veterinaria volontaria che va spesso giù a Simabo, a São Vicente, per seguire questo progetto. Cosa fai quando vai giù? La veterinaria, di tutto e di più però. Ti occupi di sterilizzare, che ne so? Le 2 volte che sono andata no, ho fatto però visite al canile, dove si ospita circa 100 cani recuperati dalla strada e tutti sterilizzati, dove si fa visita medica, di controllo, sul loro stato di salute, trattamento antiparassitario. Oltre a quello abbiamo fatto anche un po' di coccole, quindi un po' di shampoo terapia, visite generali. Poi c'è il gattile, che ospita dai 20, 25, 30 gatti, anch'essi tutti recuperati dalla strada, sterilizzati. Si cerca sempre di mantenere in buono stato di salute. E a quel punto, l'ultima volta che sono stata, ho fatto un arricchimento ambientale proprio del gattile, creando quindi delle zone per poter dedicare al gatto zone di isolamento, di gioco, dal momento che l'ambiente è un pochettino stretto. A tale proposito, infatti, cerchiamo sempre dei donatori o degli adottanti che possano aiutarci a mantenere questo progetto in vita. Si può fare anche adozione a distanza? Assolutamente, giusto? Sì, si possono fare adozione a distanza visitando il sito www.simabo.org, dove c'è proprio una parte dedicata alle adozioni. Si sceglie l'animale che si vuole, o gatto o cane, dipende un po' dalle proprie preferenze, e tramite delle donazioni mensili ci aiutano proprio a mantenere in vita il progetto Simabo. E io so che tu hai fatto ancora di più, oltre che l'adozione a distanza, cosa hai fatto? Una pazzia, perché ho portato da Capoverde una gatta, una tricolore che era al gattile, si chiamava Dia, che in portoghese vuol dire randagia, proprio perché è arrivata randagia in associazione. E ti sei innamorata di questa micia capoverdiana. Sì. E adesso praticamente fa la vita da principessa. Mamma mia, mi verrà da portarmi su dei gatti anche a me. La tentazione è forte, anche perché sono veramente speciali. Bene, dai. E ti ringrazio di avermi anche dato tanti suggerimenti per la mia avventura Simabo. E dai, ti ringrazio, ci vediamo presto. Ciao. Quindi ho fatto 1000 domande ad Erika, lei mi ha dato un sacco di dritte, un sacco di consigli per il mio viaggio, per il mio soggiorno giù. La rivedrò anche un'altra volta, così mi dà del materiale da portare giù. Io porterò giù delle federe che ha cucito mia mamma, delle federe per i cuscini, per i cani e i gatti che l'hanno sempre bisogno. Quindi se avete occasione di avere federe vecchie, contattatemi che in qualche modo le mandiamo giù, ci organizziamo. E quindi niente, io non vedo l'ora di partire, sono molto curiosa di vedere cosa troverò, sono molto contenta di dare una mano, spero che il mio reportage sia seguito un po' anche qui sul canale YouTube, sulla pagina Facebook, spero che mi seguiate, che magari alcuni di voi trovino spunto per dare anche loro una mano, visto che anch'io non pensavo si potesse dare un contributo in questo modo, ma comunque attraverso il volontariato si può coniugare la vacanzina in un bel posto e anche un aiuto concreto a delle persone, a delle associazioni
associazioni, a degli animali, a dei cani, a dei gatti. Se non avete voglia di partire, comunque ci sono molti modi per aiutare Simabo. Attraverso il sito si possono fare le donazioni, si possono fare anche adozioni a distanza, sia di cani che di gatti, e quindi andare ad aiutare anche da qua questa associazione. Spero quindi che l'idea vi piaccia. Io vi invito appunto ad iscrivervi al canale YouTube di Micio Gatto, così riceverete le notifiche dei nuovi video quando partirò. Inizierò a raccontarvi questa bellissima avventura che vivrò. Spero che mi farete compagnia, che mi farete tante domande su questa avventura, e quindi vi aspetto nei prossimi video. Simabo ha anche la pagina Facebook, per cui seguitela, cercate Simabo su Facebook. E io per oggi vi saluto. Ciao amici gatti e amici gatte.